Ringrazio. Buongiorno e un buon pranzo a tutti e un buon lunedì a tutti. Quindi abbiamo detto che nella partita di ieri l'abbiamo commentata, ok? Perché oggi mi ho fatto le pagelle. Perché lo stesso Juventino che scrimmeggia lo banno, ok? Non ci metto nemmeno 2 secondi a bannarmi. Quindi mi raccomando, perché chi scrive quelle bagionate, perché se la Juve ha vinto, se la Juve è così, a me non me ne importa del bel gioco. A me mi importa solo i risultati e partite, ok? E statistiche dei giocatori e numeri. Quello che dico io, ok? Se mi piace state, se non mi piace ne potete pure andare, ok? Quindi questo sono io. Mi raccomando, e chi mi segue lo sa. Quando c'è da commentare una partita. Va bene? Quindi questo è tutto e ascoltate il video per intero, non a metà, ok? Prima cosa. Seconda cosa, approfondiamo gli episodi. Chi ha vinto la partita di Juve-Roma, perché scoppia il caso di questa partita qua, quella di ieri sera, perché l'abbiamo fatta grazie solo alla Juve che ha giocato un buon primo tempo, ma nel secondo c'era la Roma a fare la partita. Quindi chiudo questo concetto e approfondiamo in maniera solida e approfondiamo gli episodi chiavi che ci hanno messo a favore nostro, perché il rigore della Roma per me, Cretti, non c'era, perché cade prima, c'è un intervento, certo, ma non c'è contatto, mio caro, che se come tu avevi detto che era rigore, io non nego che c'era il rigore alla Roma, perché sono sportivo, ok? E se per me non c'era perché l'arbitro ha visto bene, ok? Non funziona viceversa. Poi il rigore della Juventus c'era perché il contatto avviene prima, non dopo, sulla linea dell'area di rigore. Quindi questo è. Mi raccomando, e stati sereno nella tua stanza, ok? Quindi questo è. A me non mi fare le morali, perché sennò mi blocco e mi banno subito, ok? Quindi mi raccomando, il primo che parla sa già cosa vuole, ok? Quindi questo è quello che ha creato lo scandalo tra Inter e Milan. Ma io no, ok? Lo sto dicendo in quella partita di ieri sera su Juve-Roma, perché non c'è nessuno scandalo. Capra, ignorante, svegliati, ok? Ti devi svegliare prima tu, non noi, perché i tifosi della Juve non c'entrano niente, perché tu continui a polemizzare, quindi basta, ok? Fai schifo. Quindi basta andare a attaccare la Juve qua, perché noi non ce la facciamo più. E se tengo molto amici il campionato, sono cazzi amari per tutti. Lo volete capire sì o no? Quindi, le differenze reti contano, non solo i punti, ok? La squadra è quella, e così è, ok? Più o meno i punti saranno quelli che sono. Punto.
Non c'è niente di male. Cosa cazzo dici? Ma che stai dicendo? Quindi questo è, mi raccomando, è sempre fino alla fine. Gli scandali li avete fatti voi. Voglio solo un buio. Pari a ciambulà. Ok? Quindi questo siete voi. La banda di corrotti siete proprio voi quando c'è la pausa della nazionale. Siete voi i primi. Quindi basta, ok? Basta. Cacciamo butte di palperan. Quindi questo è, mi schiero contro di quelli là che fanno finta di non sapere e poi parlano. Sì, c'è la marotta ling, non dico, c'è la marotta ling, punto. A me non me ne fregano cazzo se ci sta o non ci sta, ok? Ci sta e basta, ok? Quindi iscrivetevi su questo canale se non avete ancora fatto e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e lasciate un like e un vostro commento sulla situazione che abbiamo fatto, analisi tecnica tattica della partita, ok? Quindi nella live ho detto questo. Quando sogno in Roma non c'è nessuno scandalo. Non dici tu che è uno scandalo. Invece non è vero perché la partita è pulita e te lo dico io. Impara che così calcio. Impara. Impara a andare a Juve come si gioca. Ignorante, imbecille.